Ma guardi, io credo che i rischi, inclusi quelli di una società della sorveglianza, sono insiti in ogni processo di trasformazione, in ogni processo di innovazione. Non mi viene in mente nessun salto tecnologico dall'automobile al frigorifero, al telefono, alla radio e alla televisione che con straordinarie opportunità non abbia portato con sé dei rischi. E non credo che da questo punto di vista l'identità digitale, quella pubblica, tra virgolette, si sottragga a questa regola. È strumento prezioso di trasformazione digitale, direi è strumento indispensabile di trasformazione digitale di un paese. Naturalmente è possibile strumento di controllo di massa. Naturalmente presuppone, anche se nel modello italiano forse meno che altrove, ma naturalmente presuppone l'accentramento di una quantità di informazioni significative capaci di raccontare a soggetti pubblici, ad un soggetto pubblico, in particolare al governo, naturalmente in uno scenario che non ha in questo momento un fondamento giuridico ed anzi è escluso dalle regole e forme di controllo e di sorveglianza di massa. Certo che nel layer tecnologico questo è possibile, certo che ricostruendo in maniera verticale, cittadino per cittadino, i casi d'uso, i momenti d'uso, le modalità di impiego della carta d'identità elettronica, della identità digitale di SPID, lo Stato può sapere più di quanto è giusto sappia di ogni cittadino. Questo è possibile, questo per la verità è possibile oggi a prescindere dalla identità digitale o dalle identità digitali, perché è evidente che una serie di forme tecnologiche di interazione tra cittadino ed amministrazione si prestano a questo tipo di ricaduta, a questo tipo di deriva. Però io credo che le regole e un po', mi faccio dire, anche le autorità servono esattamente a questo, cioè servono a fare da contrappeso rispetto al rischio di derive tecnologiche e servono a scongiurare il rischio di queste derive tecnologiche o che per contenere queste derive tecnologiche si debba fare a meno di progressi tecnologici. Quindi lontano da me l'idea di negare l'esistenza di un rischio di sorveglianza di massa legato agli strumenti di identità digitale pubblici, ma al tempo stesso non credo o in vista di questo rischio, che davanti a questo rischio la cosa migliore da fare sia rinunciare tout court allo strumento.